Ricerca e innovazione per costruire futuro è il titolo del seminario che si è svolto a Fano al TAG Hotel, dove sono state presentate da Guzzi due importanti misure di politica attiva del lavoro proposte dalla Regione Marche grazie alle risorse del PR 2021-2027 del Fondo Sociale Europeo Più Marche, Borse Ricerca e Start Innova Giovani. Tutto questo grazie alla sinergia con il mondo delle imprese e il coinvolgimento delle università marchigiane, degli incubatori e degli acceleratori d'impresa, puntando su competenze, conoscenze, ricerca e innovazione, atte a creare un'occupazione qualificata ad alto valore aggiunto, capace di dare nuovo futuro ai tradizionali settori produttivi regionali. La Regione Marche intende creare opportunità di occupazione rivolte ai giovani laureati e per Start Innova Giovani anche laureandi e supportare le loro idee imprenditoriali, partendo dalle competenze scientifiche e tecnologiche acquisite nel percorso universitario, dando centralità alla ricerca, alla sperimentazione e all'innovazione. Un passo in più, un progetto importantissimo soprattutto per i giovani. Sì, noi regolarmente in tutta la Regione Marche, come oggi qui a Fano, portiamo avanti delle attività di confronto con le imprese, con l'associazione di categoria, con le persone, con i giovani, con gli operatori dei nostri centri per l'impiego, per portare a conoscenza nel miglior modo possibile le attività che stanno portando avanti come assessorato alla formazione e al lavoro della Regione Marche. Presentiamo le nostre iniziative, presentiamo i nostri bandi, intanto per farli conoscere, ma al di là di questo è anche un modo per ascoltare le persone, ascoltare le associazioni che spesso ci danno anche dei consigli su come poter proseguire al meglio, su come poter affrontare al meglio le attività, su quelle che sono le esigenze del mondo delle imprese, perché troppo spesso ci sono imprese che cercano personale e non lo trovano, persone che cercano lavoro e non lo trovano. Vuol dire che ci sono persone in cerca di lavoro che però non hanno quella conoscenza e competenza che serve per entrare oggi nel mondo del lavoro, che evolve molto rapidamente. Oggi il lavoro cambia continuamente all'interno delle stesse imprese, anche per chi già vi lavora da tanto tempo. Noi cerchiamo di ascoltare nel miglior modo possibile le esigenze dell'impresa per orientare verso i giovani disoccupati le attività di formazione e innalzamento professionale e di appropriarsi di competenze che poi gli consentono di inserirsi nel mondo dell'impresa, nel mondo del lavoro, oppure di autodeterminarsi con proprie attività di lavoro. Infatti incentiviamo molto anche la creazione di impresa, chi vuole essere sostenuto nell'aprire una propria partita e una propria attività. C'è anche da dire che oggi i giovani, ma anche i meno giovani, sono sempre di più su internet e cercano molto lavoro su internet, quando invece magari le imprese e non solo non si rivolgono più al centro per l'impiego. Quanto è importante anche lavorare perché i centri per l'impiego funzionino? Noi su questo abbiamo portato avanti molte attività attraverso i centri per l'impiego, proprio anche di innovazione mediatica. Ma anche il fatto di essere presenti qui oggi è un modo per favorire, diciamo così, la conoscenza di quanto avviene. E proprio questi incontri li facciamo sui territori, in tutte le province delle Marche, perché è vero che oggi ci sono canali del tutto inediti per, diciamo così, avere conoscenza delle iniziative. E anche in questo senso noi stiamo investendo molto sui nostri centri per l'impiego proprio per la innovazione tecnologica, l'innalzamento delle loro attività, ma anche nell'assunzione proprio di personale addetto a far sì che le cose possano essere ben comunicate, ben conosciute, ben accolte per poi avere le giuste risposte. L'importanza di un seminario come questo per i giovani? È importante perché qui si propongono, si offrono informazioni su queste due occasioni, su queste due opportunità che sono strategiche per il mondo del lavoro, per inserirsi, dove si unisce ricerca, si uniscono borse di lavoro e si uniscono occasioni di finanziamento di start-up. Quindi è una grande occasione per quei giovani che hanno competenze, che hanno da raccontare ma che non hanno opportunità. Cogliendo questa occasione si possono aprire nuove finestre, quindi è un bel modo di utilizzare le risorse dell'FSE.